Ciao a tutti e benvenuti. Questa schermata significa tutto, no? Per noi. Già fa presagire cosa andremo a trattare in Vabbè, questo più che video. presagire, cioè, diciamo, è proprio esplicito, no? Comunque, allora, finalmente ci siamo. Little Nightmare 2. Ovviamente stiamo parlando solo della demo. E possiamo dirvi che Little Nightmare 2 è uno dei giochi che più aspettiamo durante quest'anno. E a proposito, presto arriverà il video dei nostri giochi più attesi. Comunque, eccola qua la schermata iniziale. Perché oggi, 13 gennaio, che manca più o meno un mese esatto, perché il gioco esce l'11 febbraio. Comunque, è disponibile la demo di Little Nightmare 2 per tutto. Cioè, nel senso che comunque PS5, PS4, vende le versioni PS4, Xbox Serie X, S, One, Switch e computer, cioè tutto proprio, c'è cioè, Little Nightmare 2 la demo. Noi abbiamo prenotato la Collector già proprio perché il primo gioco ci è piaciuto tantissimo. Ah, la musica, senti. Simile a quella del primo, però ha delle tonalità un po' diverse. Ah, non conosciamo la trama del gioco, sappiamo che alcuni in accesso anticipato già hanno giocato questa demo mesi fa. Comunque, da quel che sappiamo, Six, la protagonista del primo, sta tipo svanendo e incontra questo ragazzo che si chiama Mono, che ha questo potere di viaggiare attraverso i televisori. Quindi loro vedono diverse dimensioni entrando nelle TV. Che anche la Collector mostra infatti loro che escono da una televisione. Quindi, vabbè, lo vedremo poi nell'unboxing. E presto arriverà anche la serie del primo Little Nightmare e così via. Adesso Proprio per iniziamo. riviverlo insieme, visto che Vabbè, noi l'abbiamo già vissuto pure più di una volta, che è un gioco che abbiamo rigiocato spesso. penso che l'abbiamo. Questa forse è la quarta volta che lo giochiamo. Eh sì, però O la quinta, il DLC vabbè. invece solo 2 volte. Comunque, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con questa demo. C'ho un po' d'ansia perché comunque in parte non volevo rovinarmi l'esperienza del gioco vero e proprio, però esce la demo, non puoi non giocarla, anche perché manca un mese, mancano 2 settimane, lasciamo stare. Non sappiamo se questa demo parte dall'inizio del gioco o da un mezzo. Vediamo come inizia, magari lo capiamo. Ah, il famoso occhio, vedi, vedi. Ah, non siamo Six, allora. Siamo a Mono. No, ma mi sa che Stickers non è giocabile. Ah. Siamo No, così saltiamo. in questa. L'inizio ricorda un po' chi era Limbo, eh. Siamo in questa specie di bosco. E si vede proprio Limbo che partì in mezzo alla foresta, da questa pianura e iniziava così a Dove c'è correre. vicino a quella del TV? No, ma non possiamo interagire. Dai, con triangolo facciamo un richiamo, forse per far venire i Six. Allora, avanziamo. Graficamente comunque è rimasto simile, ma è migliorato anche Sì. tantissimo. Purtroppo abbiamo prenotato la versione PS4 perché la versione PS5 esce più avanti nel tempo. Non si sa quando, mi sa, eh. Ho un ostacolo. Ma è sexy questo Non si può aprire quella gabbia, no? uomo. Però si arrampica. Vabbè, non mi ricordo adesso. Ah, L2 cammina piano. Sembra quadrato, interagiva, no? R2. Questo ti è tipo un sacchetto del pane in testa, eh? Quello sono tipo dei cadaveri, vedi? Ammucchiati. Ah no, sono tante scarpe, eh? Ce ne sono diverse, non penso che dobbiamo raccoglierle. No. Quella particolarità di Little Nightmare è proprio il fatto che stanno tutte queste interpretazioni. Vabbè, sì, che puoi dare più di un'interpretazione alla cosa. Diverse teorie che uno può fare pure a gioco finito, eh. Cioè, diciamo che il gioco non ha proprio un'unica versione, appunto. Puoi vederla come vuoi. Mi sa che è una trappola, eh? Sì, Sì, sì. ci cade quella scatola in testa. Beh, è messa molto male. La trappola.
Ah, a proposito, mica c'è qualche interazione sempre col DualSense, no? Vabbè, anche perché questa è la demo sempre PS4. Ah. Aiuto! Ah! Oh! La prima morte. Aiuto! Oddio. Devo vivere! Ah, meno male. Ci siamo salvati. Dobbiamo salire sopra quel cappio. Ah, ecco. Molto sporca questa foresta, eh? Aspetta. Penso... Si vola! Ah, pensavo che non era morto! No, infatti sembrava di no. Mi farei tipo uno scatto. Ma no, ma è troppo... Ma scusa, perché si appende, tu dici? Come non è una gabbia. Non mi lascio cadere qua. Ah. Ah. Adesso si dovrebbe arrampicare. Sì, sì. Diciamo lo stile è rimasto quello. È migliorato giusto un po' di grafica. Io penso che sarà sicuramente bello. Poi, beh, certo, vedere se riuscirà a mantenere alto il livello del primo. No, nada. A tenere testa al primo. Oh. Ah, c'è andato al tronco in faccia. Ma dobbiamo scattare, farla scattare, perché deve scattare per forza, che se no non possiamo... Ah, ok, ho capito, dobbiamo... Ah, dobbiamo prendere la scarpa. Eh sì. Come lancio io? Ah. Oh. Butta la... Ah! Scusa, non l'ha presa. Lo corvo che si nutre di cacate, ma non lo so. No. Però quelle cose di quel Willy il coyote che non scattano le trappole e poi ci passa lui e si attiva. Ah. Abbiamo catturato la scarpa. Queste sono le trappole per orsi. Ah, questa sarà la nostra arma. Dove santa? Ah, lo devi mettere là, vedi, così scatta. Sì. Ottima observation. Andiamo. Oh. Ah, qui non si vede, quindi devo sbattere un po' ovunque. Ah, tu dici trabocchetto, quindi. Penso per... ecco, di quante ce ne stavano. Le pigne. Adesso dobbiamo usare le pigne, invece. Ok, possiamo procedere. Per
perché poi comunque è carino questo stile di Little Nightmare, perché ci sono questi piccoli enigmi che però non sono tanto difficili, basta ragionarci un po'. Infatti, devi ragionarci giusto comunque. Come avevo detto, qualche mostrone, qualche essere proprio disumano. Chi è qua? Pensavo di andare all'inizio, no? Oh, la casa. La casa di Resident Evil 7. Un po' piccola però. Aspetta, Entriamo. dalla finestra. Una cosa che mi piace molto perché fa questo effetto 2D di ambientazione, però che è completamente esplorabile. Tu entri proprio in fondo. Questa è proprio la cucina di Resident Evil 7. C'è anche la pentola quella con lo scarafaggio. No, ma questa è una sorta di easter egg, eh. Pentola, possiamo muovere, no? Però dovrebbe essere abitata questa casa. Certo, abitata un po' da persone un po' sporche, però è abitata. Vabbè, diciamo che chissà che nuovi esseri ci saranno, perché poi nel primo c'erano tutti quelli che avevano tutte delle storie molto interessanti, no? Quelle del custode, i Sì. cuochi. Diciamo, vogliamo scoprire un po' la lore. Vabbè, sono molto curioso, eh. Chi c'è? Ma non è che forse Ah, ecco la l'obiettivo. musica del primo riarrangiato. Eh sì, eh. Dico, non è che forse l'obiettivo è trovare tipo una televisione. Per viaggiare. No, qui abbiamo un Una gomitolo. macchina da cucire. Andi. Oh mio Dio, Ah, c'è inquietante. un bambino, cosa fa? Lo so. Salverò io. Lancia bene. Anche se non so se ti devo salvare, che comunque sei molto inquietante, bambino. No, io direi di lasciarlo lì al suo destino. Eh? Possiamo, perché noi siamo l'eroe. Oh, c'è il coltello. Ma questa è più una mannaia. Eh sì. Ah, no, è fracida. Vabbè, allora andiamo di qua prima, dai. Ma qui chi c'è? Questa è l'ascia. Ah, dobbiamo accettare la porta. Diciamo che quello che vedo lui rispetto a Six nel primo ha queste piccole interazioni con questi oggetti. Lei lancia solo le cose. Lui invece, vedi, prima con il rametto, poi. Ma adesso con l'ascia. Tipo, adesso sfonderemo la porta. Salvo io! Ma l'hai fatto spaventare! Dove lascio? Io volevo dare il colpo di grazia. Mica Six, non penso. No, possibile. Vabbè, non si sa, non è che si è mai visto in faccia, eh. Anche se nella figure abbiamo visto sotto gonna, però. Dai, basta! Oh! Ma è troppo alta per essere Six. Vinto? Chi ha perso? Cos'è sto coso? Cosa che faceva la musica? Vabbè, Ma dobbiamo buttarlo qua? c'è il simbolo di una candela, ma penso sia un disegno così. No, ma dobbiamo inseguirlo. Dove lascia? Oh, da film horror con questo cappuccino in destra. Non ce la fa adesso attraverso. No, devi salire le scale, salire sulle scale. Ah, se sei salito sulle scale, che ne sai? L'ho vista. Non Ah, non mi sa se l'ha visto. ce la fa. Non la può lanciare, vedi? No, perché lancia con X e l'unica cosa che fa è accettare. Aspettami, bambino! È tipo una casa di un cacciatore, allora. Io ho un po' paura, eh. E cos'è? Oh,
Ho trovato. Ah, vediamo. Ah, ti posso. Cappelli. Ah. Ah, dai, bella questa cosa. Però vabbè, preferisco il mio cappello da sacchetto del pane. Sono come un'esercizio di infarto. Che sono non ho sferito. Infatti sembra un po' Resident Evil 7, se ci fai caso. Ma sono morti. Sembrano vivi. Sembrano dei pupazzi. Sì, no, ma sono morti. Ci sono imbalsamati. Lì. Tipo putrefatti. No, perché sono, vedi, lui c'ha tipo una specie di stecchetto nel collo. C'ha le braccia cucite, quindi. Devo solo per farti venire l'infarto, che ha funzionato, ma mio, o me, non so tu. Ma cosa vuoi fare? Che non ce la fai? Fai bene ad aver paura di noi. Vuole fare? No! Va bene, ti aiuterò. So perché me l'hai chiesto con il sospiro. Appenditi. Cosa è accaduto? Un'altra scarpa. Andiamo. Sì. Vado io. Tu seguimi. Oh, seguimi. Yuck. Ah, la maschera di carnevale. Ce la possiamo mettere? Penso di no. Aiutami, non ce la faccio. Però questo era carino, secondo me. Sì, sì, si poteva giocare. L'interazione che fanno in due si poteva fare in coppa. Non so se la metteranno più avanti. Chiave. Adesso io ti lancio, eh. Dove devi tenere la mano, ma va. Quindi ci prendiamo per mano, vedi? È una cosa tipo Ico. Vabbè, era giocabile in coppia. Quando forse ammazzava un po'. Oh mio Dio, questa è una cosa. I piedi. Una persona. Una persona, eh. Vuoi fare qualche abilità? Tipo ti butto sopra. Ah, grazie. Ci siamo intesi con lo sguardo. Che devo prendere la maniglia. Manovella. Tu sei sempre. Ancora. Secondo me questa risuscita, eh. Risorge. Ho scattato un selfie con la signora. La foto. Ah no, ma è proprio un pupazzo. Ah, quindi. Allora non sono persone. E me ne vado. Certo, però il fatto che tu li consideri pupazzi, se iniziano a muoversi ancora più da infarto, eh? Aia, la figura che ho fatto. Vai, gira. A mettere la renda sopra di tutti, eh? Gira. Oh, aspetta, aspetta. Oh. Ah no, funziona, si deve fare forza così. Andiamo. La chiave. Ah, se l'è in tasca lui, quindi non tiene quel problema di Six che doveva lanciare la chiave da tutte quelle parti. Beh, almeno hanno risolto questo. E quindi a cosa ci serve questa chiave? Ce la porta qua giù. Ah, sì, sì. Come la uso? Ah, automatico. Ah, uccidi liberi. Di nuovo all'esterno. Qui c'è il cesso di Shrek, no! Vedi? Pure le impronte. Però andava ad incontrare, quindi qui dentro non ci dovrebbe stare nessuno. Ma tutte quelle trappole. Devi spingere questo. Si sembra con l'aiuto di questo. Ma sono che questo è Six? Penso sia Six. Però mi sembra strano, perché Six dovrebbe avere l'impermeabile. Ci arriva. Ma
Fatti suoi. Cos'è? È qualcosa, eh? Mio Dio. No. Ah, tipo Geppetto. Che Geppetto? Anzi, no, quel fabbricante di bambole. Vabbè, tipo che... il custode. Tipo il custode, sì. Devo farci vedere. Pensavo che si stava rivoltando. Adesso? Non lo so, non ho idea. Dando. Spingi. Questi sce... Schifo, ma che cos'è questo lecce? Oh, corri, corri! Mio Dio, devi fuggire! No, ti ha preso! Ah, mi ha preso! Vabbè, però il fucile come lo vediamo? Corri! Ah, guarda si annacqua, oh. Corri! Dai, mi ha preso di nuovo! Ti devi nascondere allora, come fa lei. Aiuto! Ah, vedi, tu dici che devo dargli, devo andare più piano, quello è il segreto. Sì, sì. Aiuto! Dammi la mano. Aiuto! Oh, l'ho lasciata! Adesso morirà. No, mi saluta. Ah, corri! Vieni qua dietro. Il fosso. Nasconditi. Mio Dio. Ah, aspetta, questo chi era? Quello con quella maschera? Vabbè, ma è uno nuovo. No, non del gioco. Sembra uno di quel film horror. Però adesso non mi viene in mente. Quel collector, una cosa del genere. Forse più Strangers, sembra. Quel cappuccio così. Ma dove vai? Ma non facciamo i coraggiosi, eh? Non voglio venire. Ho paura. Dai, devi andare. Ho paura. Vabbè, andiamo. Vieni, eh. Io fossi stato di loro avrei aspettato giorno lì, eh. No, vi ha visto. No, no, no. Penso che ti devi muovere. Se ti muovi nella luce ti vede. Che sarà quel corvo? Non riesco a camminare. Via! No, è morto. È morto pure. Adesso comunque era bello, per esempio, se tipo il battito dei loro cuori si sentiva attraverso il controller. Beh, ma probabilmente sarà così, però nella versione PS5. O cerco questo? Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, perché devi aspettare, vai troppo velocemente. Ma lo deve forzare il mano a questo, che mi dà un po' un fastidio. Voi sono più ognuno per sé. Ognuno per sé. Però la mano a questa non... Anche perché chi lo conosce, non so nemmeno se è maschio o femmina. Neanche il nome so.
Penso che uno dei nei piani e puoi correre prima che ti vede. L'ho fatta. No, c'è No, finita. ma dai, è cortissima. Pensavo che durava un po' di più. Che c'erano scene più sconvolgenti. Ah, prova a ricordi quell'infame, eh. Però quindi chissà se questo è Six che tipo dice: ma guarda Ah, che sì, mi comunque manca sì. È l'impermeabile. Six comunque, perché se si capisce da qui. Vabbè, almeno che quella non è morta adesso. Quella che sta. Vabbè, non possiamo preordinare, che l'abbiamo già ordinato in edizione fisica la Collector, quindi non possiamo preordinarlo due volte. Da quel che vediamo, comunque ha mantenuto lo spirito del primo, Sì, anzi, sembra forse un po'. Le aree sembrano più grosse, almeno così a primo impatto. eh. E poi vabbè, ovviamente è migliorato di grafica. Vabbè, prima esperienza completamente positiva, quindi già. E uno aveva ancora dei dubbi, noi non ne abbiamo mai Non ne avuti abbiamo fin mai avuti. dal primo trailer, anzi lo stiamo aspettando già che doveva uscire l'anno scorso, pensavamo in estate, ottobre, rimandato, poi adesso finalmente uscirà a febbraio, quindi l'ottimo gioco da giocare tipo a San Valentino. E niente, allora, grazie mille a tutti per essere stati con noi, fateci sapere cosa ne pensate di Little Nightmare 2 in generale, se conoscete già la serie, se non la conoscete noi presto la porteremo il primo gioco qui sul canale e poi arriverà anche il secondo quando uscirà. Se siete curiosi di provare la demo, vi ricordiamo che è disponibile per tutti gratuitamente su tutte le piattaforme. Lasciate un like per supportarci, condividete il video e ovviamente iscrivetevi. Alla prossima!